Ecco, sono il direttore dell'Istituto di Neuroscienze di Firenze e proprio all'Istituto di Neuroscienze noi ci occupiamo appunto di fisioterapia, abbiamo un approccio che considera appunto questa alternativa che ha una buona popolarità e appunto questa è stata l'occasione, questo convegno è stata l'occasione anche per andare a rivedere un pochino tutta la letteratura su questo argomento che è molto ricca in realtà. Si trovano migliaia di lavori che però sono alcuni dei lavori di fitoterapia, in particolare oggi presento questo sui disturbi d'ansia e disturbo ossessivo-compulsivo, sono lavori che sono stati fatti in contesti diversi e questo è uno dei problemi, non è solo quello culturale, è anche proprio quello della standardizzazione delle sostanze, no? Perché i fitoterapici, uno dei limiti è rappresentato proprio dal fatto che sono derivati appunto naturali, magari se ne conosce la genetica, ma l'essere cresciuto in terreni diversi, per esempio, produce risultati diversi e questo poi naturalmente clinicamente ha delle implicazioni. Il loro meccanismo d'azione, che io spiego, è in sostanza il medesimo di quello dei farmaci, cioè alcuni agiscono sulla ricaptazione della serotonina, altri agiscono stimolando i recettori del sistema GABAergico come le benzodiazepine, qualcuno sugli endocannabinoidi, altri agiscono sui recettori eccitatori del glutammato, insomma, perché l'idea della fitoterapia, no, della terapia erba, si collega a un'idea un pochino magica, no, questo trattamento che funziona, però i meccanismi sono gli stessi. Oggi si conoscono e questo consente appunto di utilizzare questi strumenti farmacologici in maniera diciamo coerente con quanto sappiamo del disturbo e anche potendoli combinare in maniera diciamo farmacologica ad altri tipi di terapie e farmacologiche. Noi ci occupiamo anche di stimolazione, di tecniche di stimolazione magnetica o fotobiomodulazione, diciamo combinando i diversi target, no? Ciascuna delle sostanze ha un suo target. E gli altri strumenti, i farmaci o la neuromodulazione hanno target diversi e possono essere utilizzati in fasi diverse. Per esempio, noi utilizziamo volentieri questi fitoterapici, soprattutto non soltanto nella fase di integrazione, di avvio della terapia, perché possono accelerare l'effetto degli altri farmaci, in monoterapia, ma soprattutto in monoterapia possono essere utili nella fase di mantenimento, perché i nostri farmaci molti hanno un impatto metabolico che è peggiore di quello dei fitoterapici, cioè aumentano l'appetito, aumentano il peso, aumentano il rischio di diabete, e hanno un impatto negativo sull'attività sessuale. I fitoterapici questi effetti collaterali in genere non li hanno e quindi da questo punto di vista possono essere utilizzati proprio per ridurre il carico farmacologico, sospenderlo e sostituirlo con questi farmaci. Quindi una risorsa in più, ci fa piacere che molte aziende vengano dietro a questa proposta, una proposta che appunto io come diciamo, direttore di neuroscienze trovo coerente proprio con l'approccio neuroscientifico, ecco, perché fino ad oggi la gran parte della fitoterapia era affidata, diciamo, a specialisti di fitoterapia. La fitoterapia invece ha una sua base neuroscientifica e come è stato detto bene stamani, insomma, siamo ad una nutraceutica e fitoterapeutica di precisione, proprio facendo riferimento agli studi che oggi conosciamo e che possono essere il riferimento per un uso razionale di queste cure.